E quest'anno la fiera, nostra fiera si caratterizza appunto per la quantità importante e la varietà delle proposte culturali. Avremo infatti mostre d'arte, pittura, abbiamo una mostra di cartoline, una raccolta molto interessante di cartoline antiche, abbiamo una mostra d'arte legata all'attività agricola del passato nella sala degli specchi della biblioteca comunale, e alla quale si abbina una mostra di antiche attrezzature agricole e quindi una grande varietà, oltretutto con la clemenza di un tempo, di un clima che sembra sarà molto favorevole e quindi io spero di vedere tanta gente qui con noi a passare 2 giorni di spensieratezza, diciamo, ecco. Oltretutto a noi ha fatto molto piacere vedere questa diciamo, rivitalizzazione della nostra fiera. In passato c'è stato qualche momento in cui sembrava un pochettino in declino e invece ha ripreso con grande vigore, gli espositori manifestano molto interesse e vengono volentieri qui ormai tutti gli anni. Il deputato della Lega Nord Stefano Borghesi, una fiera che, come diceva il vice sindaco, è punto di riferimento per il territorio locale, ma non solo, perché qui c'è, possiamo dire, il nord-est dell'agricoltura. Sì, per me è assolutamente un grande piacere essere qui oggi all'inaugurazione di questa fiera che è giunta alla 58ª edizione e che dimostra ancora come nelle edizioni precedenti una vitalità, un attaccamento al territorio, un attaccamento a quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra identità, la nostra cultura e il nostro saper fare lavoro notevoli. Quindi io sono convinto che se il buongiorno si vede dal mattino, c'è già qui tanta gente oggi, anche questa edizione sarà veramente un successo. Quindi io vorrei fare i complimenti davvero al vice sindaco Nicola Bianchi e a tutta l'amministrazione comunale perché in un momento di crisi, con tutte le difficoltà che ci sono, non è facile trovare delle amministrazioni così precise, puntuali e legate al territorio che siano in grado di organizzare manifestazioni di una portata come questa. Quindi complimenti a tutti loro e sono più che mai convinto che iniziative come queste dovrebbero essere supportate soprattutto anche dai livelli superiori, come ad esempio purtroppo non succede in quel di Roma. L'agricoltura può essere il comparto trainante per l'uscita dalla crisi? L'agricoltura è un settore su cui investire. Poi qui nel Bresciano e nel Nord-Est in generale abbiamo delle eccellenze che sono incredibili, che debbono essere valorizzate. Quindi l'agricoltura può essere una delle chiavi per uscire da questa crisi.